ovviamente venisse sanata la cosa, ma soprattutto che quei posti venissero veramente dati agli invalidi. Nessuno Veri dice, invalidi. tutti sono contro i falsi invalidi, e i veri. Però 5 anni fa, quando si parlava di falsi invalidi, tutti quanti venivano ammutoliti o dai media oppure dalla gente comune. Certo. Lei si è battuta, Mirella, negli anni precedenti Tangentopoli per questo scandalo all'italiana? Io personalmente racconto un episodio perché proprio è sintomatico. Io mi sono laureata in lingue e volevo insegnare, cosa che il mio handicap mi permette di fare assolutamente perfettamente come tutti. E mi sono presentata al mio provveditorato, io abito a Ravenna, e pensando che scattassero quelle famose leggi, no, che teoricamente devono tutelare, mi dissero, sì, certo, dovrebbe scattare, però scatta ogni 100 posti, è una percentuale su 100 posti. Cos'è una slot machine proprio? Mi ha detto, dice, sa, in un comune così piccolo, 100 posti saranno 20 anni che non scattano. Come piccolo? Ravenna. Quindi ho detto, ah, perché un invalido a Roma... il posto è un invalido a Ravenna? No. E mi ha detto, sì, purtroppo è così. E difatti non me l'hanno dato. Ha visto? Bene, Mirella, continuiamo dopo questa discussione molto interessante. È un po' il fil rouge che lega tutta quanta la nostra trasmissione, in particolar modo la puntata di oggi. Io però vorrei ritornare su Mirella Santamato, anche perché ha raccontato questo particolare che l'ha vista protagonista a Ravenna, ma volevo sapere se prima ancora dello scoppio di Tangentopoli lei si era adoperata per far vedere questo dilemma, classico dilemma all'italiana dei falsi invalidi. Si era in qualche modo adoperata per combattere, per far capire che c'erano parecchi invalidi falsi negli enti pubblici? Diciamo, a Ravenna non ce n'erano, cioè non ce n'erano nessuno, non erano coperte le quote, purtuttavia non si riuscivano mai a coprire perché mi dicevano che non era... che non dovevano scattare un determinato numero di posti. Io naturalmente l'unico modo che ho potuto, a cui ho potuto accedere per poi avere ciò che mi spettava è stato vincere il concorso e arrivare prima. Come al solito un handicapato o arriva primo o non può accedere. Quindi devi te rilevi questa dramma, discriminazione proprio spaventoso. Pazzesco nel mondo del nello lavoro. Stato. Cioè io parlo di un lavoro statale, con una legge a tutela. Se questa è la tutela, pensiamo quando non c'è. Poi tu Mirella mi parlavi poi anche di un altro fatto, appunto mi dicevi che la donna portatrice di handicap, come fosse una doppia è handicappata. È un doppio handicap. Sia perché è handicappato, ovviamente, sia perché è donna. Proprio perché, secondo appunto mi stavi spiegando, ed è giustissima questa cosa, alla quale non avevo poi pensato, e appunto la donna, secondo il ruolo impostole dalla società tradizionale, deve essere la persona che appunto ha figli, fa figli, deve essere piacente e deve saper badare bene. La donna alla della casa, pubblicità. Mentre la l'uomo donna è secondo corpo e l'uomo è mente. Ecco, infatti secondo poi questo è sempre un uso. Noi dobbiamo avere la giacca, la cravatta, il telefonino cellulare. Ma l'uomo magari deve portare, mi spiegava appunto, i soldi a casa, lo stipendio. Ora, un uomo handicappato spesso può fare questo. Sì. La donna handicappata non sempre può badare benissimo alla casa. Ed è per questo che c'è questa doppia... Se ci riesce benissimo... Non ci credono. Non ci credono. Essenzialmente non così ci credono. Così come secondo i criteri tradizionali stereotipati, diciamo, di bellezza, la donna handicappata non può essere una donna assolutamente piacente. Bella, ecco, tu come hai vissuto questo tuo essere donna in questa situazione? Così drammaticamente. È stata una cosa spaventosa che mi sono chiesta perché mai proprio a me, e me lo sono chiesto per anni. Poi alla fine la risposta l'ho trovata, il perché proprio a me, perché proprio dovevo imparare delle cose molto difficili, ma che oggi sono contenta di aver imparato. E se quello era il prezzo, oggi posso dire che l'ho pagato volentieri. Oggi però. Oggi che ho una vita piena, realizzata, piena d'amore, piena di cose belle, e posso far vedere a tutti che non è vero. Che non è vero, ma non solo. Come dicevamo prima, a metà trasmissione, Mirella Santamato è stata anche la protagonista di un concorso di bellezza, una sfilata di moda, senza barriere. Io vorrei far vedere queste foto che Mirella ci ha portato, che ritraggono la bellezza vera, autentica bellezza forse di Mirella. Togli guardate. La plastica. Togliamo la plastica, forse che viene meglio, giustamente, come faceva notare. Mirella, eccola qui. Queste sono le foto di Mirella Santamato, delle foto che lei ha fatto e che fanno parte di un book che ha inviato, immagino, anche ai vari stilisti. Sì, esatto. Molti però hanno detto che non era possibile perché lei era portatrice di handicap. Questa è la foto che è ritratta nella parte retrostante del libro Io Sirena Fuor d'Acqua, eccola qui, è proprio una vera e propria sirena, una sirenetta di Anderson, e questo è un altro libro
che si chiama L'altro centesimo del cielo. Questo è il primo libro. È il primo libro, che più che altro è un saggio questo. Sì, sono poesie. Sono delle poesie, mm-hmm. Sono delle poesie che Mirella ha scritto alla vita, in qualche modo. Sì, che mi hanno ridato la vita, il modo di... cioè l'espressione, secondo l'espressione. Me. Quando uno non si lascia paralizzare, allora è fatta. Ma lasciarsi paralizzare dalla paralisi purtroppo è molto comune. Facciamo vedere anche quest'altra foto che avevo messo sbadatamente sotto l'agenda, non voglio che chiaramente venga in qualche modo, eccola qui, questa è Mirella Santamato, una vera modella a tutti gli effetti, vero Artieri? Sì, e io prima, scusate, solo per un secondo, sì. Mi sono dimenticato una cosa logica ma molto importante da dire agli aspiranti, sempre sul ricercatori, riguardo, lavoro, sì, logica o di analogica? Logica, lo sai perché? Logica. Perché ho notato, ti ho visto, che guardavi l'orologio, sì. Ecco, ma io lo faccio per la scaletta. Mi raccomando, quando siete a un colloquio, è una cosa forse logica, forse stupida, però magari qualcuno non guardate l'orologio. Quando siete a un colloquio di lavoro, mai. È la prima cosa che un consulente nota. Se guardate l'orologio, state pure tranquilli più di una volta. Saremo defenestrati. Ecco, magari sembra stupido, però è un bel consiglio. No. Mi ero dimenticato. Io però mi appoggio spesso al naso, sì. Mi ero dimenticato anch'io di chiederglielo prima, quando faceva in qualche modo la sua lezione. Mi appoggio spesso per riposarmi così, con questo dito indice così. È indice di negatività, di tensione, di no, cosa? No, è indice di problemi psichici, perché uno che sta così, penso che siano turbe psichiche. Io sono... Turbe psichiche? Sì, vai, sì. Sono mai andato dal psicanalista, Mirella. Sì, comunque, vediamo che Mirella, voglio dire, di turbe psichiche non ne ha mai avute, anzi ne ha fatte venire ai veri handicappati, perché parlavamo dell'handicap mentale. Abbiamo introdotto un discorso molto simpatico, ovvero... l'abbordaggio, anche per i ragazzi, quelli del bar, quelli della discoteca, la donna è la donna strabella, ecco, diciamolo, sì, eufemisticamente, sì. Certamente, sì, è quella lì che ha delle doti particolari, lei ha un volto bellissimo, esatto, sì, manteniamoci con l'eufemismo, ed è una donna che in qualche modo deve colpire appena esce dalla discoteca. Lei si è divertita e da lì, possiamo tranquillamente definirla un precursore al femminile della candy camera, a sedersi di fronte ai bar di provincia, all'uscita dalle discoteche, in macchina, ad occhiare questi ragazzi che poi diventavano come le vespe sul miele, venivano intorno alla sua automobile. E che cosa succedeva quando si accorgevano che lei non aveva le gambe, non so, di Claudia Schiffer? Era i miei esperimenti per capire che cosa avevo addosso che creava tanta paura e tanti blocchi. E se io non mi fossi messa così, anche brutalmente, a confronto e mi fossi nascosta come il 99% delle persone che hanno il problema fanno, non avrei mai capito, perché quando uno ha un handicap gli si chiede o di accettarlo, la cosiddetta accettazione, che diventa poi un subire passivamente, certo, senza capire uno niente. Uno stato di fatto. Oppure il combatterlo, che altrettanto diventa un sforzo spaventoso e molto spesso, al 90%, destinato al fallimento, perché comunque quel muscolo continuerà a essere paralizzato, comunque quel problema te lo porterai dietro. Quindi in entrambi i casi, secondo me, c'è un fallimento di base, e difatti il fallimento è avere l'handicap. C'era un'altra terza strada che molto pochi hanno battuto, forse nessuno, ed era veramente capirlo, cioè che cosa è. E allora mi sono messa a fare, come dico nel libro, Galvani e Rana. Galvani cioè e Rana. A fare lo scienziato e l'oggetto esaminato. Io stessa diventavo cavia, con un dolore anche piuttosto... pesante da portare avanti, perché comunque non è facile portarsi dietro quegli sguardi, prima di ammirazione, i fischi di che bella donna, e poi il gelo che attanaglia chi si vede. Ma si fermavano in macchina, facevano delle domande? Sì, ma in discoteca quando mi sedevano così, poi tra l'altro le scarpe ortopediche che adesso sono estremamente di moda. La cosiddetta una ragazza mi fa: che sballo quelle scarpe! E io mi fa: dove le hai prese? E io: dall'ortopedico. E com'è rimasta sta ragazza? Di sale. Beh, sicuramente imbarazzatissima. Imbarazzatissima, non sa. Ecco, quell'imbarazzo crea l'handicap. Quel famoso gelo che prende. Perché?
Perché ti devi imbarazzare? Ma molto probabilmente perché non c'è una cultura, esatto, no, non c'è la cultura. Siamo educati, c'è pigrizia mentale, certo. Insomma, e questi ragazzi, fino a che stavo seduta, eccetera, eccetera, erano lì che timbravano il cartellino, c'era la fila, no? E io alla prima dicevo non ballo, poi dopo dicevo, e se io cominciassi a dire ballo. Ma zoppico? Le prime volte, non ti dico, è stato tremendo, perché queste persone, zoppico, cioè, ghiacciati, i sudori freddi, da non riuscire anche più una debolezza, a staccarsi dalla poltrona, non ti dico il dolore mio, cioè sono stati degli esperimenti estremamente duri, però ho trovato la chiave, però non ve la dico, perché la dovete leggere nel libro.